La seduta è aperta. Buongiorno a tutti. Invito il deputato segretario a dare lettura del processo verbale. Processo verbale della seduta del 19 gennaio 2023. Presidenza Lorenzo Fontana Rampelli. La seduta comincia alle 9.30 con l'approvazione del processo verbale della seduta del 18 gennaio 2023. Il Presidente dà conto delle missioni. Il ministro Nordio rende comunicazioni sull'amministrazione della giustizia. Intervengono nella discussione deputati Giacchetti, Calderone, Laccara, Matone, Dori, Romano, Caffiero de Rao, Lucaselli, Zan, Varchi ed Orso. Chiusa la discussione, il presidente avverte che sono state presentate le risoluzioni Serracchiani numero 17, Dori numero 18, Francesco Silvestri numero 19, Foti ed Altri numero 20 ed Enrico Costa numero 21. Interviene in replica il Ministro Nordio, esprimendo altresì il parere sulle risoluzioni presentate. Intervengono per dichiarazione di voto i deputati Gallo, Della Vedova, Lupi, Dori, Enrico Costa, Pittalis, Conte, Morrone, Gianassi e Maschio. Il Presidente pone in votazione le risoluzioni per le parti non assorbite e non precluse. La Camera respinge la risoluzione numero 17. Dopo un intervento del deputato Grimaldi, la Camera respinge con distinte votazioni la risoluzione numero 18, respinge con distinte votazioni il dispositivo della risoluzione numero 19 ed approva le risoluzioni numero 20 e numero 21. Il Presidente comunica la trasmissione eh, dal Senato e l'assegnazione del disegno di legge di conversione numero 785. Intervengono a fine sedute i deputati Battilocchio e Grimaldi. La seduta termina alle 14.20 con la lettura dell'ordine del giorno della seduta del 20 gennaio 2023. Grazie Onorevole Segretario. Se non vi sono osservazioni il processo verbale si intende approvato. Comunico che ai sensi dell'articolo 46,2 del regolamento, i deputati in missione a decorrere dalla seduta odierna sono complessivamente 59, come risulta dall'elenco consultabile, presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto stenografico della seduta odierna. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze urgenti e la prima interpellanza urgente all'ordine del giorno è la numero 250 presentata dai deputati Barzotti ed altri che ha ad oggetto iniziative di competenza volte a garantire i diritti dei risparmiatori in relazione ad un provvedimento assunto dall'autorità garante della concorrenza del mercato nei confronti di poste italiane SPA. Con riguardo alla collocazione di buoni fruttiferi postali, chiedo alla deputata Barzotti se intende illustrare la sua interpellanza o se si riservi di intervenire in sede di replica. Grazie Barzotti, Presidente, la illustro. Prego. Questa interpellanza che abbiamo scelto di, di depositare e per cui riteniamo necessario attenzionare il, il governo riguarda appunto una serie di prodotti che sono stati collocati da poste italiane Spa sul, sul mercato per conto di Cassa Depositi e Prestiti. Come ha giustamente ricordato lei, eh, l'autorità garante per la concorrenza e per il mercato ha emanato un provvedimento il 18 ottobre del 2022 in cui ha accertato che eh, ci sono state delle condotte scorrette e ingannevoli di poste relativo appunto al collocamento di questi buoni fruttiferi postali cosiddetti a termine perché sostanzialmente non sono state date ai risparmiatori le informazioni necessarie sulla natura, sulla durata e sui rendimenti dei prodotti eh, e questo ha portato la prescrizione di questi prodotti prima che effettivamente i consumatori potessero ehm, riscuotere i relativi rendimenti. Tali condotte hanno coinvolto 30.000 eh, risparmiatori. E quindi ehm, si rende necessario chiaramente eh, capire come effettivamente poter tutelare questi risparmiatori, perché non solo rischiano di perdere eh, i rendimenti, quindi gli interessi, ma anche tutto il capitale investito. Secondo l'autorità eh, ci sono state appunto una serie di irregolarità e mh, questi buoni fruttiferi si sarebbero prescritti dopo dieci anni dalla scadenza. Eh, le somme eh, sarebbero devolute a favore dello Stato per i buoni emessi fino alla data del 13 aprile 2001 e a favore del fondo per indennizzare i risparmiatori rimasti vittime di frodi finanziarie per quelli emessi successivamente, ma è evidente che eh, non si possono investire eh, soldi che mh, derivano da eh, rendimenti non trasparenti e eh, relativamente ai quali non sono state date le informazioni necessarie. Queste condotte decettive di poste si sono eh, manifestate anche in altri prodotti. Ricordo, ad esempio, la annosa vicenda dei buoni Cupì, che eh, sostanzialmente riguardano dei titoli che sono stati collocati dal 1986 di durata triennale che sono stati emessi su dei moduli ehm, riferiti a prodotti finanziari precedenti, appunto questi, ehm, questi buoni P. Però ehm, si è omesso di indicare i rendimenti dal ventunesimo al trentesimo anno. Sostanzialmente i buoni P avevano dei rendimenti maggiori, i buoni QP dei rendimenti minori, ma dal ventunesimo al trentunesimo anno mh, non si è data informazione su quello che poi sarebbe stato di questi rendimenti. Per cui sostanzialmente questa vicenda ha riguardato decine di migliaia di risparmiatori e benché eh, ci sia un contrasto di giudicati eh, a livello un contrasto giurisprudenziale più che di giudicati all'interno del, delle aule dei tribunali è evidente che ci sono tutta una serie di istanze dei risparmiatori che vogliono capire cosa è successo capire perché i rendimenti che gli vengono Dati con questi buoni cupi sono nettamente inferiori a quello che effettivamente c'è scritto sul titolo, perché all'interno del buono c'è proprio una, una serie di scaglioni, poi vederlo visibilmente fisicamente il buono fa proprio impressione perché ci sono quattro scaglioni e l'ultimo scaglione dal 21esimo al trentesimo 30, anno non, non è indicato alcun tipo di rendimento quindi chiaramente i consumatori hanno fatto riferimento a quello che era previsto eh, all'interno del, del decreto ministeriale che poi ha disciplinato lo Ius variandi sui rendimenti per cui sostanzialmente quello che noi chiediamo è che ehm, si faccia un punto eh, politico su questa questione, perché ovviamente riguarda il MEF, che partecipa sia in POSTE sia in CDP. E, ehm, ci sarebbero delle soluzioni possibili che noi insomma, ehm, vorremmo proporre, che sono eh, l'istituzione di un tavolo di conciliazione e di riflessione con le associazioni dei consumatori eh, per quanto riguarda i buoni cupi e per quanto invece riguarda eh, la vicenda della prescrizione eh, decennale, mh, ci sarebbe la possibilità, ai sensi dell'articolo 8,2 del decreto ministeriale del 19 dicembre del 2000, di effettuare effettivamente un rimborso dei crediti prescritti eh, in modo che i consumatori non perdano sia il capitale che i rendimenti e eh, appunto per venire incontro alle stanze dei nostri risparmiatori. Grazie. Grazie a lei Onorevole Barzotti. La Sottosegretaria per l'Economia e le Finanze Lucia Albano ha facoltà di rispondere. Grazie presidente, colleghi. In riferimento al quesito posto dagli onorevoli interroganti, si evidenzia preliminarmente che il provvedimento emesso dall'Autorità Garante della Concorrenza del Mercato nella sua adunanza del 18 ottobre 2022 nei confronti di Poste Italiane SpA riguarda in particolare le comunicazioni fornite agli acquirenti dei buoni fruttiferi postali al momento della loro collocazione sul mercato. Secondo l'autorità Poste ha omesso o formulato in modo ingannevole informazioni essenziali relative ai termini di scadenza e di prescrizione di tali titoli. Tale condotta è stata ritenuta idonea ad indurre in errore il consumatore per quanto riguarda l'esercizio dei diritti di credito relativi al buono sottoscritto. In proposito Poste ha comunicato di aver presentato ricorso davanti al Tar del Lazio attraverso tale provvedimento. <coughs> ritenendo di aver espletato l'attività di collocazione dei buoni fruttiferi mantenendo sempre una condotta improntata alla massima trasparenza rispettosa della normativa di riferimento. La società già durante l'istruttoria dell'autorità ha, ha peraltro manifestato più volte la disponibilità ad attivarsi in accordo, ove necessario, con l'emittente eh, Cassa Depositi e Prestiti al fine di rafforzare ulteriormente la trasparenza informativa verso la clientela e, più in generale, la chiarezza delle modalità di collocamento e gestione dei buoni fruttiferi postali. In particolare, sono state integrate le comunicazioni Chiedo scusa, presenti sulle pagine web aziendali e sui documenti contrattuali e precontrattuali, nonché sugli avvisi negli uffici postali. Sono stati implementati i documenti informativi forniti dal personale addetto al collocamento e le comunicazioni individuali rivolte ai sottoscrittori dei buoni fruttiferi postali in prossimità della scadenza o della prescrizione. Tali misure sono state anche prese in considerazione dall'Autorità nell'erogazione della, sanzio nell della sanzione. Tanto premesso, è rilevato che l'onorevole interpellante afferma che le condotte poste in essere da poste relativamente al collocamento sul mercato a partire dall'86 dall dei buoni fruttiferi postali serie QPI Occorre sottolineare che la possibilità della variazione dei tassi di interesse dei buoni fruttiferi postali era prevista dall'articolo 173 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale di banco posta e di telecomunicazioni cosiddetto codice postale approvato con l'IPR 29 marzo 73, 156, modificato dal decreto legge 460 del 30 settembre 74, con modificazione della legge numero 588 del 25 novembre 74. In particolare, l'articolo 173, nello stabilire che le variazioni del saggio di interesse dei buoni fruttiferi postali erano disposte con decreto del Ministro per il Tesoro di concerto con il Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni, prevedeva che queste avessero effetto per i buoni. Della nuova serie, di nuova serie emessi dalla data di entrata in vigore di detto decreto ministeriale. Tale norma prevedeva altresì che le dette variazioni potessero essere estese ad una o più delle precedenti serie e che ai soli fini del calcolo degli interessi i buoni delle precedenti serie alle quali fosse stata estesa la variazione del saggio si consideravano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie, il relativo computo degli interessi era effettuato sul montante maturato. Gli interessi venivano corrisposti sulla base della tabella riportata sui buoni. Tale tabella per i titoli cui tassi erano stati modificati dopo la loro emissione era integrata con quella a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali. Tale integrazione delle condizioni sui buoni già emessi unitamente all'utilizzo del medesimo supporto cartaceo per l'emissione di serie differenti di buoni ha fatto nascere contestazioni spesso sfociate in contenzioso, radicato sia dinanzi alla giurisdizione ordinaria che all'arbitro bancario finanziario. La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha chiarito con sette recenti ordinanze che la pretesa applicazione dei buoni serie Q degli interessi della precedente serie P, non più in vigore al momento della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale del 1986, non potesse ritenersi fondata né sul piano dell'interpretazione contrattuale né su quello delle intenzioni delle parti. In base a quanto illustrato, sembra emergere pertanto. Che tutte le strutture interessate, in particolare Modo Poste Italiane, incaricata del collocamento di tali buoni fruttiferi, stiano operando per migliorare costantemente l'informativa fornita ai consumatori al fine di tutelare il loro affidamento e assicurare in tal modo anche il finanziamento del debito pubblico. In relazione alla possibilità di rimborsare i buoni fruttiferi postali prescritti prospettata dall'interpellante facendo riferimento all'articolo 8,2 del DM 19 dicembre 2000, si segnala che tale norma è stata abrogata dall'articolo 2,2 del DM 5 ottobre 2020. Da ultimo, appare opportuno sottolineare che la fruibilità dei contenuti informativi relativi ai buoni fruttiferi postali sono stati nel tempo migliorati con le maggiori possibilità offerte dalla tecnologia ed inoltre già da diversi anni vengono emessi buoni fruttiferi postali in forma dematerializzata. Per questi ultimi il rischio di prescrizione non sussiste. Atteso che alla scadenza il capitale e gli interessi dovuti sono accreditati sul relativo libretto di risparmio conto corrente Banco Posta. Grazie, Grazie deputata Barzotti, questa è la risposta articolata del governo le ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla sua interpellanza, prego. Grazie presidente, eh, sebbene la risposta sia evidentemente articolata, eh, mi è parso di sentire eh, una posizione appunto riferita esclusivamente a Poste, ma non ho sentito una posizione politica su quello che sta accadendo e su il fatto che eh, ci siano varie questioni da considerare. Eh, come, come cittadina, come deputata eletta lo dico. Ehm poste è sempre stato un punto di riferimento dei risparmiatori e ehm, lo sappiamo sia per la sua capillarità sui territori sia per la sua vicinanza ai cittadini e questo fa sì che anche l'utenza più fragile dal punto di vista dell'età, dal punto di vista culturale, dal punto di vista conoscitivo possa essere attratta dall'acquisto di prodotti e dall'acquisto di anche prodotti finanziari quali appunto i buoni fruttiferi postali. E sebbene, come abbiamo detto, le vicende rappresentate dall'interpellanza parlino eh, nelle aule dei tribunali, io vorrei comunque ricordare quello che dice la nostra Costituzione all'articolo 47, che è sempre bene ricordare, è sempre bene citare perché a volte ehm, le norme, i cavilli burocratici eh, oscurano un po' no? quello che sono i nostri principi costituzionali. L'articolo 47 ci dice che la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio di ogni soggetto privato. Ma come si può chiedere, io, io chiedo al governo, ai cittadini, di prendere coraggio, investire delle somme piccole? O grandi che siano perché poi quello che abbiamo detto di questa vicenda riguarda poste non riguarda eh, banche private ma un soggetto che appunto per una particolare posizione storica dovrebbe rassicurare i nostri concittadini e invece questa società ha tradito l'affidamento dei risparmiatori, come peraltro è già stato specificato anche dalla Corte di Cassazione a Sezione Unite nel 2007. Perché? Perché sono state date delle informazioni fuorvianti e ci sono state delle condotte È Bene che si stiano implementando e migliorando i, i, i modi e i termini dell'informazione da dare ai consumatori, però questo è un fatto, questo sta accadendo e questo sta riguardando Decine di migliaia di cittadini per quanto riguarda i buoni CP. Per quanto riguarda invece i buoni a termine, quindi due vicende ravvicinate, invece riguarda 30.000 risparmiatori. Allora tutti hanno sbagliato? Evidentemente qualcosa non è andato bene, qualcosa eh, non, non è andato come doveva andare. E io penso che questo mini in profondità la fiducia che i cittadini hanno nelle istituzioni. E la, questo appunto riguarda la mole. Del, del problema e anche la serialità con cui tutto questo sta accadendo. Per cui, secondo me, eh, secondo noi il MEF, quale soggetto politico controllante post-italiane, deve farsi parte diligente e deve trovare una strada per risolvere queste due almeno queste problematiche illustrate. Perché questa è soltanto la punta di un iceberg gigantesco alimentato da Consolidata miopia e inerzia politica intollerabile, eh, perché questo appunto non è, uno dei, cioè è uno dei problemi eh, che riguarda l'operatività di poste. Detto ciò. Eh, Auspico, come già detto, che a prescindere da, dalle norme venga convocato un tavolo, perché appunto c'è un problema grosso che non può essere ignorato, che coinvolga le associazioni dei consumatori, i risparmiatori, tutti i soggetti coinvolti, così che anche nelle aule dei tribunali si faccia a meno di palleggiare le responsabilità tra i soggetti partecipati. Grazie. Grazie a lei, onorevole Barzotti. Passiamo all'interpellanza urgente numero 251 presentata dai deputati Casu ed altri. Chi ha ad oggetto iniziative di competenza salvaguardia dell'attività svolta dalle sedi locali della Croce Rossa Italiana con particolare riferimento alle vicende che hanno interessato la richiesta di commissariamento della sede di Frosinone. Chiedo al deputato Casu se intenda illustrare la sua interpellanza o si riservi di intervenire in sede di replica. Prego. Grazie Presidente, desidero illustrare questa interpellanza presentata da oltre 30 parlamentari del... Partito, gruppo del Partito Democratico Italia Democratica e Progressista, è un'interpellanza urgente, saluto i rappresentanti del governo, le parlamentari e i parlamentari presenti. Innanzitutto penso che sia giusto, dato che è un'interpellanza che eh, chiede chiarimenti urgenti riguardo l'operato della Croce Rossa, aprire con un ringraziamento da parte di quest'Aula alle migliaia di volontari che ogni giorno contribuiscono a migliorare la vita delle comunità e delle persone in situazioni di vulnerabilità, portando avanti la cultura della prevenzione, l'educazione, l'attenzione alla persona. A loro e a tutte le lavoratrici e lavoratori, ai dirigenti, alle persone oneste che lavorano nella Croce Rossa e per la Croce Rossa vogliamo dire oggi innanzitutto grazie e ribadire che con questa interpellanza, con questa azione di sindacato ispettivo che nell'ambito delle nostre prerogative parlamentari stiamo portando avanti non è assolutamente nostra intenzione sparare. Sulla Croce Rossa, anzi, siamo qui per difendere. La Croce Rossa per chiedere al Governo di verificare se qualcuno ha sparato sulla Croce Rossa da dentro la Croce Rossa contro la Croce Rossa, per difendere il ruolo sociale della Croce Rossa e il valore storico del Comitato dell'Associazione Italiana per il Soccorso ai Feriti e dei Malati in Guerra, nato a Milano il 15 giugno 1864, e la funzione che può e deve avere in futuro. Prima di leggervi i termini dell'interpellanza. Vi richiamo e richiamo tutti noi ai principi fondamentali della Croce Rossa. Umanità, imparzialità, neutralità, volontarietà, unità, universalità e indipendenza. Ecco, indipendenza. Noi non tireremo mai per la giacchetta la Croce Rossa per darle un ruolo politico che non ha e non deve avere. Se cercate questo, dovete guardare da qualche altra parte, anche in quest'Aula. Allora, noi cosa abbiamo chiesto? Innanzitutto interpelliamo tre ministeri, il Ministero della Salute, il Ministero della Difesa e il Ministero dell'Economia e della Finanza. Nelle premesse, il decreto legislativo del 28 settembre 2012 numero 178 ha riordinato l'associazione italiana della Croce Rossa CRI prevedendone la privatizzazione con l'istituzione dell'associazione della Croce Rossa italiana. E trasferendo i suoi debiti, con un 90 di spese per il personale, era arrivata ad accumulare oltre 335 milioni di debiti, nonostante 160 milioni di finanziamento statale, in una bad company, la Esacri, e permettendo nel 2020 all'attuale CRI guidata da Rosario Pelastro di vedere crescere il suo attivo del 13,9 rispetto all'anno precedente, come certificato dall'ultima relazione della Corte dei conti. L'articolo 1 del decreto legislativo numero 178 del 2012 ha trasferito a decorre dal 1 gennaio 2016 le funzioni esercitate dall'Associazione Italiana della Croce Rossa alla Costituenda Associazione della Croce Rossa Italiana, promossa dai soci della CRI e qualificata ex legge quale persona giuridica di diritto privato, ai sensi del libro primo, titolo secondo, capo secondo del Codice Civile, iscritta di diritto nel registro nazionale. L'associazione posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, è definita di interesse pubblico ed è ausiliaria dei pubblici poteri del settore umanitario. L'Associazione Italiana Croce Rossa, prima della riforma, aveva riqualificazione e natura di ente dotato di personalità giuridica e diritto pubblico, in quanto tale era soggetta alla disciplina normativa e giuridica degli enti pubblici. La privatizzazione della CRI si prefigge come obiettivo quello di garantire la piena autonomia dell'ente stesso rispetto alla politica e ai commissariamenti che questa impone. Piena autonomia dell'ente stesso rispetto alla politica. Se con tale istituzione la CRIV va ora avanti senza fardelli, il problema rimane per le sedi locali che con la privatizzazione sono diventate autonome anche dal punto di vista del bilancio e dove i commissariamenti si susseguono uno dopo l'altro. La cattiva gestione della CRI riguarda ora alcune sedi locali come quella di Crotone, commissariata per la terza volta in otto anni a causa di una preoccupante situazione sia associativa che amministrativa gestionale. Cito testualmente quella di Como dove sarebbero stati sottratti indebitamente quasi 135 mila euro, così va naturalmente verificato dall'ex presidente del Comitato. Quella di Vercelli, commissariata da quasi sei mesi e alle prese con una difficile di situazione economica. Quella del Sud Pontino, anche essa alle prese con forti difficoltà economiche. Quella di Pavia, dove si ha grosse difficoltà a pagare gli stipendi dei 70 dipendenti. Ed ancora quella di Follonica, di Monipiemonte, Cuneo, Guastalla, Reggio Emilia, Castelfranco, Arezzo, Fontanellato, Parma. E ancora, 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 una menzione a parte merita la situazione di Frosinone dove i magistrati amministrativi del TAR hanno invece fermato la richiesta di, di commissariamento avanzata dall'ex Presidente nazionale Francesco Rocca, oggi candidato della coalizione centrodestra a Presidente della Regione Lazio, alle prossime elezioni amministrative del 12-13 febbraio 2023, sostenendo che tale richiesta fosse frutto di una ricostruzione manifestamente difforsiva dei fatti. La richiesta di Francesco Rocca, motivata anche dall'avere attirato l'attenzione degli organi di stampa a seguito della consegna alla Guardia di Finanza del Bilancio Esercizio del 2019, si poneva dopo che l'allora Presidente del Comitato Locale di Frosinone, Antonio Rocca, aveva denunciato spese sospette per 300.000 euro proprio dal suo predecessore Francesco Rocca. E tutto quello che io ho detto è frutto di inchieste che occupano le pagine dei giornali, inchieste che preoccupano sicuramente tutte quelle forze politiche e sociali che vogliono riconoscere il ruolo della Croce Rossa, che vogliono sostenere la funzione sociale che la Croce Rossa ha svolto e può svolgere e deve svolgere anche in futuro. E per questo, insieme a 30 parlamentari. Del Partito Democratico, oggi in Aula al nostro fianco abbiamo la capogruppo del Partito Democratico, la presidente del nostro gruppo. Deborah Serracchiani, siamo uniti nel chiedere ai ministri interpellati se siano a conoscenza dei fatti sopraesposti e per quanto di competenza come intendano intervenire alla luce dell'articolo 7 del decreto legislativo numero 178 del 2012 al fine di tutelare la preziosa attività svolta dalle singole sedi locali della Croce Rossa italiana in particolare per quanto riguarda la sede territoriale di Fresinone. Vede, Presidente, rappresentante del Governo, avremo una campagna elettorale per dividerci sulle differenti visioni di storia, di presente e di futuro per la Regione Lazio, ma questa non è la sede. In questa sede noi chiediamo chiarimenti urgenti per difendere la funzione della Croce Rossa. Grazie. La Sottosegretaria di Stato, l'Onorevole Lucia Albano, ha facoltà di rispondere. Grazie Presidente, colleghi. Nel eh, unirmi al ringraziamento eh, nei confronti per i volontari per l'attività svolta quotidianamente ormai eh, dal 1864 dei eh, Volontari della Croce Rossa, eh, rappresento quanto segue in virtù della sua interrogazione, interpellanza. Il decreto legislativo 28 settembre 2012 numero 178 recante riorganizzazione dell'Associazione Italiana della Croce Rossa a norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010 numero 183 ha previsto che le funzioni esercitate dalla Croce Rossa Italiana fossero trasferite a decorrere dal 1 gennaio 2016 all'Associazione Croce Rossa Italiana persona giuridica di diritto privato. Inoltre, a decorrere decorre da tale data e fino al 31 dicembre 2017, l'ente strumentale alla Croce Rossa italiana ha mantenuto la personalità giuridica di diritto pubblico come ente non economico, sia pure non più associativo, con la finalità di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'associazione. Conseguentemente esenzia l'articolo 1,1 del suddetto decreto legislativo n. 178 2012 da alla data del 1 gennaio 2016 le funzioni già esercitate dalla Croce Rossa Italiana sono state trasferite all'Associazione della Croce Rossa Italiana, persona giuridica di diritto privato ai sensi del libro primo, titolo secondo, capo secondo del codice civile e iscritta di diritto nel registro nazionale nonché nella sezione organizzazione di volontariato del registro unico nazionale del terzo settore. Applicandosi ad essa, per quanto non diversamente disposto dal presente decreto il codice del terzo settore di cui all'articolo 1,2 lettera B della legge 6 giugno 2016 numero 106. A tale proposito evidenzio inoltre che il decreto legislativo 117 del 2017, cioè il codice del terzo settore, attribuisce un'attività generale di vigilanza, monitoraggio e controllo sugli enti del terzo settore al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Così come l'associazione anche i suoi comitati territoriali si configurano quali enti del terzo settore aventi propria personalità giuridica distinta rispetto alla Croce Rossa Italiana e pertanto sono soggetti alle disposizioni e agli adempimenti previsti dal codice del terzo settore, come ad esempio approvare e depositare il bilancio d'esercizio presso il registro unico del terzo settore. Anche ai sensi del disposto statutario articolo 21,4 i Comitati Croce Rossa Italiana sono soggetti autonomi e dotati di autonomia patrimoniale, in quanto reperiscono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività, così come previsto dall'articolo 33 del Codice del terzo settore, anche attraverso regimi diretti di convenzionamento con pubbliche amministrazioni. Relativamente all'ente strumentale alla Croce Rossa Italiana, rappresento che ai sensi dell'articolo 16 del decreto legge 148 2017 convertito nella legge 4 dicembre 2017 numero 17 lo stesso è stato posto dal 1 gennaio 2018 ai sensi dell'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942 numero 267 in liquidazione coatta amministrativa i cui organi sono il commissario liquidatore e il comitato di sorveglianza. Con l'apertura della procedura concorsuale tale ente non deve più predisporre il bilancio annuale ma è tenuto a relazionare semestralmente sullo stato di avanzamento della procedura ai sensi dell'articolo 205 della legge fallimentare a questa amministrazione che esercita le funzioni di autorità vigilante sulla procedura liquidatoria. Considerato questo in quanto innanzi rappresentato evidenzio che l'articolo 7 del richiamato decreto legislativo 178 2012 non risulta più applicabile in quanto i poteri di controllo riconosciuti a questa amministrazione dal Comma 1 Potevano essere esercitati sulla ex Croce Rossa italiana quale ente pubblico e successivamente sull'ente, attualmente in liquidazione coatta amministrativa, sul quale permane la vigilanza di questa amministrazione. È conferma dell'inapplicabilità di tale disposizione anche il successivo, comma 5, laddove è contemplata la possibilità di, una, di nomina di un commissario anche ad acta in sostituzione di un organo non più esistente, cioè il Comitato. Relativamente all'associazione con specifico riferimento all'organizzazione territoriale della stessa, rappresento che la stessa opera su diversi livelli: un'organizzazione nazionale, comitato nazionale, che stabilisce la strategia dell'associazione ed approva le normative generali, un'organizzazione regionale articolata in comitati regionali e due delle province autonome di Trento e Bolzano che coordina e controlla l'attività dei comitati che operano nella regione nel rispetto dell'autonomia di ciascun comitato, un'organizzazione che agisce sul territorio, eh, articolate in comitati locali con autonoma personalità giuridica. Per effetto della sua articolazione territoriale, l'associazione si qualifica altresì quale rete associativa nazionale, sempre ai, ai sensi del codice del terzo settore. È utile evidenziare che anche i comitati territoriali sono iscritti nella sezione organizzazione di volontariato e sono dotati di autonomia patrimoniale, non essendo quindi soggetti alla vigilanza del Ministero della Salute. Considerata pertanto la natura privatistica dell'Associazione e la sua appartenenza al predetto terzo settore, si ribadisce, come è già chiarito, che ai sensi dell'articolo no, 92 e 95 del decreto legislativo 117/17, l'attività generale di vigilanza, monitoraggio e controllo sulla medesima è svolta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che deve trasmettere alle Camere una relazione sull'attività svolta entro il 30 giugno di ciascun anno. Tornando alla disciplina giuridica del terzo settore, la stessa esplicita, ehm, esplicita quelle che sono le funzioni della rete associativa nazionale CRI di supporto, assistenza tecnica e presidio dei propri soggetti affiliati, i comitati territoriali, nonché i conseguenti compiti di vigilanza, monitoraggio e contro controllo. Anche sulla scorta di ciò si basano e si rendono imprescindibili le previsioni statutarie dell'associazione in materia di commissariamento dei comitati territoriali, disciplinato dall'articolo 38 della Statuto della Croce Rossa Italiana quanto al regime del commissariamento lo stesso è disposto dall'organo dell'amministrazione della Croce Rossa Italiana il Consiglio Direttivo Nazionale nei seguenti casi qualora nel corso di una procedura elettorale si registri la mancanza di candidati o non si raggiunga il numero regale a seguito di mozione di sfiducia avverso il Consiglio Direttivo territoriale e il Presidente del Comitato, in caso di gravi violazioni dello Statuto da parte del Presidente del Comitato e del Consiglio direttivo territoriale nel suo complesso, in caso di decadenza del Presidente del Comitato dalla carica conseguente a sanzione disciplinare, nel caso di Comitati assenti per più di due volte nello stesso anno solare dalle riunioni dell'Assemblea straordinaria. Pertanto, risulta evidente che la procedura di commissariamento viene attivata con, comprova, per comprovate motivazioni e esigenze prevalentemente di natura associativa o di impatto economico finanziario su esclusiva prerogativa della Croce Rossa Italiana, muovendo un'apprezzabile logica interna di sostegno al riassetto gestorio e o associativo del Comitato. Dunque del tutto avulsa da interferenze da parte di terzi. I dati aggiornati alla data del 18 gennaio 23 riportano 28 comitati territoriali commissariati a fronte di un totale di 689, vale a dire solamente il 4%. Alla luce delle informazioni soperese non sembra che i dati relativi ai numeri dei commissariamenti siano adeguati alle criticità descritte nell'interpellanza in esame e da ultimo occorre porre attenzione che per l'associazione trovano applicazione le misure di trasparenza del citato del Decreto numero 117 del 2017, che all'articolo 14,1 dispone, dispone che per gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque de denominate superiori a un milione di euro, la pubblicazione, dispone per questi enti la pubblicazione del bilancio sociale redatto secondo determinati standard definiti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Grazie, Grazie Onorevole Albano. Saluto e ringrazio per essere oggi con noi gli studenti e i docenti dell'Istituto Tecnico Superiore Stenio di Termini Merese Provincia di Palermo, ehm, con la spiegazione che gli avranno già dato che oggi l'Aula ha una presenza così esigua perché è una giornata dedicata alle interpellanze urgenti, quindi sono presenti i deputati che stanno rivolgendo al rappresentante del Governo le loro interpellanze e per questo oggi l'Aula ha un numero esiguo. Grazie per essere con noi e soprattutto buon lavoro e buono studio. Chiedo a questo punto al deputato Morassut, che ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza o meno. Prego, onorevole Morassut. Grazie, grazie Presidente. Ma sottosegretario non siamo naturalmente soddisfatti perché lei ci ha fatto una, una ampia e ricca ricostruzione normativa del sistema eh, della Croce Rossa dopo la privatizzazione del passaggio della condizione giuridica della Croce Rossa da ente pubblico a soggetto sostanzialmente privato e ci ha fatto diciamo, una ricostruzione molto ampia di cui la ringraziamo ma di cui comunque eravamo già a conoscenza. L'interpellanza che noi abbiamo proposto con la relazione dell'Onorevole Caso in realtà intendeva andare ad un altro problema, e cioè chiedere al Governo, in questo caso rappresentato da lei, ma come lei stessa ha ricordato perché diciamo, ogni sottosegretario che viene chiamato a rispondere alle interpellanze non risponde soltanto settorialmente per il proprio Ministero, risponde al nome del Governo, quindi avrebbe potuto sicuramente. Lei acquisire i dati necessari da parte del Ministero del Lavoro che peraltro è chiamato a svolgere una relazione semestrale sull'attività anche dei comitati territoriali della Croce Rozza, una relazione semestrale di cui noi non abbiamo traccia, almeno il Parlamento non ha traccia e neanche le commissioni sulla situazione non soltanto generale della Croce Rossa, che è evidentemente molto problematica e abbiamo portato qui i numeri, ma sulla situazione dei comitati territoriali. Le ricordo che la Croce Rossa, anche dopo il passaggio che c'è stato in regime di sostanziale privatizzazione, resta un ente con un notevole patrimonio immobiliare, con un notevole patrimonio di mezzi e con un notevole patrimonio anche di risorse, a parte le risorse volontarie che qui abbiamo ricordato e che abbiamo ringraziato eh, l'ente comunque rappresenta anche un polo importante del sistema socio assistenziale sul quale è necessario svolgere pienamente e fino in fondo le attività di vigilanza attività di vigilanza che sono sancite dalla normativa e messe in capo al Ministero del Lavoro anche per quanto riguarda la vigilanza attraverso il codice del terzo settore sui comitati territoriali. Noi qui abbiamo elencato una serie di situazioni ed una fra tutte, in particolare la situazione di Frosinone, nella quale emerge con maggiore evidenza delle altre condizioni e delle altre situazioni territoriali, anche una non chiara situazione di trasparenza dalla sovrapposizione di figure dirigenti che non garantiscono quella, in, quella autonomia e quella indipendenza dal potere politico e dalle espressioni politiche, che è un punto fondamentale istituzionale, storico, eh, originario della natura della Croce Rossa. Lì, noi abbiamo avuto un passaggio di mano tra una gestione del precedente presidente Francesco Rocca, che tra l'altro adesso ha perso ogni carattere di indipendenza perché si presenta ad una carica importante come quella della regione Lazio, e il suo successore omonimo Antonio Rocca. Su questa situazione che abbiamo descritto e che è ancora del tutto aperta, perché è aperta una diciamo, situazione di contenzioso giudiziario all'interno della stessa Croce Rossa, noi non abbiamo avuto le risposte necessarie. Non ci doveva qui raccontare Lei che il ministero della Salute non ha nessuna competenza, come Lei ha ricordato, ma Lei è rappresentante del governo e doveva forse, acquisendo gli elementi necessari da parte del ministero del Lavoro, riportare qui le informazioni necessarie e anche dettagliate che il Ministero del Lavoro può avere, in virtù della sua funzione di vigilanza, sia sulla Croce rossa e attraverso la Croce rossa sugli enti territoriali, su questa situazione aperta della Croce rossa di Frosinone. Del tutto aperta, che getta un'ombra abbastanza, non dico inquietante, ma abbastanza seria, anche su tutto quello che sta avvenendo nella situazione politica del Lazio alla vigilia delle elezioni regionali del Lazio. Quindi, noi ci dichiariamo sostanzialmente insoddisfatti sia per il contenuto della sua risposta, che è stata un'ampia elucubrazione amministrativa, della quale però non avevamo bisogno, ma. E si dichiariamo insoddisfatti anche per il fatto che la situazione descritta nella specifica situazione di Frosinone non ha avuto nessuna replica da parte del governo e noi ci aspettavamo che anche attraverso un passaggio di informazioni fondamentali da parte del Ministero del Lavoro che i suoi uffici e lei avrebbe dovuto acquisire avrebbe potuto dare nei confronti del Parlamento. Grazie, onorevole All'interpellanza urgente numero 248 presentata dai deputati Quartini ed altri, che ha ad oggetto iniziative di competenza anche di carattere ispettivo in ordine a recenti casi verificatisi in diverse regioni di dimissioni da pronto soccorso seguite da decesso, nonché volte a potenziare le strutture di emergenza-urgenza e di continuità assistenziale. Chiedo dunque alla deputata Di Lauro se intende illustrare l'interpellanza di cui è cofirmataria o se si riservi di intervenire in sede di replica. Prego. Illustro, presidente. Allora, oggi siamo qui per parlare di quello che è diventato ormai un vero e proprio dramma nel nostro Paese e mi riferisco a tutte quelle persone che, stando male, si recano quindi al pronto soccorso ma non riescono a ricevere delle cure adeguate. Nelle ultime settimane sono stati segnalati dagli organi di informazione diversi casi, casi avvenuti in regioni come la Lombardia, il Lazio, la Calabria, e che hanno riguardato tutti, purtroppo, delle giovani donne. Per quanto riguarda la Lombardia, c'è stata la triste vicenda di una giovane donna di 37 anni che, accusando un dolore forte al braccio e alla zona toracica, si è recata per tre volte al pronto soccorso dell'ospedale Carlo Poma di Mantova. Dopo alcuni accertamenti è stata rimandata a casa e poco dopo, il 28 dicembre, è purtroppo deceduta. La vicenda accaduta nel Lazio invece ha avuto inizio il giorno di Natale, con un intervento che in realtà era semplice, stiamo parlando del, di una donna che doveva asportare un ascesso. Due giorni dopo, però, la donna si è ripresentata nell'ospedale dove era stata operata, dato che la ferita si era infettata. Seguendo poi il racconto rilasciato dai parenti, dopo l'ennesima dimissione, la donna due giorni dopo si è nuovamente recata presso un altro nosocomio di Roma, con un incremento dei sintomi questa volta. Nonostante questo, pare che i sanitari non abbiano approfondito la questione. Quando dopo qualche giorno si è finalmente deciso di operare l'adulgenza, purtroppo era troppo tardi. Andiamo infine in Calabria. Dove un'adolescente di 17 anni che era stata appena dimessa dal pronto soccorso dell'ospedale di Corigliano, dopo essere tornata a casa, ha continuato a star male. Dopo un nuovo accesso al pronto soccorso, la giovane è stata fatta rientrare nuovamente al proprio domicilio. E lì, dopo poche ore, il suo cuore ha smesso di battere. Ci chiediamo se, come sempre, sarà onere delle indagini verificare la connessione fra i motivi di accesso al pronto soccorso e le cause della morte di queste giovani donne. Ci chiediamo se non sia ormai più che evidente come la carenza di un finanziamento adeguato per la sanità stia facendo sentire il suo effetto in termini di carenza di risorse umane, spazi, operatori sanitari che, impiegati in orari sempre più stressanti, non sono messi nelle condizioni di operare in maniera sicura e serena, sia per i pazienti che per loro stessi. La riduzione delle risorse, peraltro, impedisce anche un'opportuna separazione fra i pazienti e una sterilizzazione di strumenti e ambienti, portando alla diffusione di infezioni che sono sempre più aggressive e fatali. Spetterà senz'altro alla magistratura accertare i fatti giudiziari accaduti, ma è evidente come il ministero della Salute debba intervenire e lo debba fare in maniera decisa, perché Bisogna poter permettere alle strutture sanitarie, a partire proprio dal pronto soccorso, di dotarsi di apparecchi, locali, strumenti e personale sufficiente per poter trattare ogni caso in maniera adeguata e appropriata. Chiediamo allora se si intende inviare degli ispettori presso le strutture in questione. Chiediamo che valutazione si intenda fornire su questi accadimenti. Che anche se con esiti per fortuna non sempre drammatici, sono purtroppo ormai all'ordine del giorno nel nostro Paese. Chiediamo infine quali iniziative si intendono intraprendere per poter potenziare quindi i pronti soccorso e infine come si intende agire per deflazionare i cosiddetti accessi impropri a cui i cittadini sono costretti a causa dell'assenza di fatto di un sistema territoriale e di continuità assistenziale che, ai noi, esiste ancora solo su carta. Grazie, onorevole Di Laura. A questo punto ascoltiamo la risposta della sottosegretaria di Stato Lucia Albano. Prego. Grazie, Presidente. In via preliminare desidero sottolineare che il Ministero della Salute segue con la necessaria attenzione le problematiche segnalate nell'interpellanza in esame. In particolare questo ministero ha avviato specifiche attività di analisi sui dati relativi ai tempi medi di attesa in pronto soccorso, verificando per ciascuna regione i tempi di attesa medi, numero di accessi e minuti di attesa per ciascun codice di triage, tra l'accettazione del paziente triage e la visita medica, tra la visita medica e la dimissione del paziente. Particolare attenzione è stata posta sui tempi di attesa medi per i pazienti, il cui esito di dimissione è rappresentato dal ricovero in reparto di degenza. In esito a tali analisi è emerso che la maggior parte delle regioni presentava, ehm, dal 2019 a maggio 2022, un trend in aumento dei tempi medi di permanenza in pronto soccorso. Inoltre è stata effettuata per ciascun mese dal gennaio 19 al marzo 22 la correlazione degli accessi totali al pronto soccorso con i relativi tassi di occupazione dei posti letto ospedalieri, degenza ordinaria totali, degenza ordinaria di area medica, degenza ordinaria di medicina generale. Sono state quindi avviate specifiche interlocuzioni con le Regioni, che presentavano tempi medi di attesa elevati in caso di dimissione con esito reparto di degenza, al fine di approfondirne le cause e conoscere le azioni che le stesse intendessero intraprendere per ricondurre i tempi medi di attesa negli standard previsti dalle attuali linee di indirizzo nazionali. I primi incontri si sono svolti con le Regioni Lazio e Campania in data 22 giugno 2022. Il 21 dicembre 22 è stato effettuato un aggiornamento delle citate analisi, che ha confermato il trend già rilevato nel primo semestre del 22. Questo Ministero, sulla scorta di quanto emerso dall'analisi sopra riportata, dalle best practices regionali e dal confronto con esperti di settore, ha avviato anche un lavoro di contestualizzazione alla situazione di ripresa post-pandemica del documento Linee di indirizzo nazionali per lo sviluppo del piano di gestione del sovraffollamento in pronto soccorso, adottato nella conferenza Stato-Regioni del 1 agosto 19. Quanto agli aspetti infrastrutturali e tecnologici, l'articolo 20 della legge 11 marzo 88, numero 67, autorizza un programma pluriennale in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico. Le Regioni hanno la possibilità di utilizzare le risorse loro assegnate attraverso la sottoscrizione di accordi di programma ai sensi dell'articolo 5 bis, decreto legislativo 502/92, con il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la conferenza permanente Stato-Regioni-Pubblica Amministrazione, presentando un programma che prevede almeno una quota pari al 15% delle risorse utilizzate, destinata al potenziamento e al modernamento tecnologico. Nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, articolato in sei missioni e sedici componenti, è compresa la missione 6, Salute, suddivisa a sua volta in due componenti. In particolare è previsto nella visione 6 componente 2 l'investimento a modernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero per una spesa complessiva pari a 4,05 miliardi, dove sono stati programmati interventi individuali individuati dalle regioni. In merito al secondo quesito posto, preciso che per tutti i casi segnalati dagli interpellanti avvenuti in Lombardia, Lazio e Calabria, questo Ministero ha inoltrato le relative richieste di relazione alle amministrazioni regionali interessate, con l'obiettivo di acquisire ogni utile elemento al fine delle conseguenti valutazioni. Quanto agli aspetti relativi al personale sanitario, segnalo quanto segue. Il reiterarsi negli ultimi anni delle manovre finanziarie di contenimento della spesa ed in particolare dei vincoli assunzionali evidenti soprattutto nelle regioni in piano di rientro ha determinato nel tempo una grave carenza di personale del servizio sanitario nazionale che unita ad un crescente innalzamento della relativa età media ha portato inevitabilmente ad un forte deterioramento delle condizioni di lavoro. Ciò ha finito per rendere il servizio sanitario sempre meno attrattivo, con la conseguenza che spesso i concorsi vanno deserti o comunque non consentono la copertura dei posti di lavoro disponibili per la carenza di aspiranti. Occorre aggiungere soggiungere Altresì che l'evento pandemico Covid-19 ha probabilmente contribuito, col suo carico di stress, a determinare l'accentuazione del fenomeno delle dimissioni del personale per cause diverse dai pensionamenti. Inoltre un numero sempre minore di professionisti appare disposto ad accettare il classico contratto di lavoro a tempo indeterminato, preferendo forme di ingaggio atipiche, oppure scegliendo di operare nel settore privato, anche a ragione delle remunerazioni proporzionalmente più elevate. Per contrastare le criticità in argomento gli uffici stanno valutando di avviare anche iniziative per interventi straordinari e di urgenza, nonché per integrare le risorse necessarie per superare il blocco del turnover. In ogni caso è un dovere del ministero avviare con misure di carattere sistematico agli errori fin qui cumulatisi in tema di programmazione dei fabbisogni del personale sanitario. Da ultimo colgo l'occasione per comunicare che in risposta ad una proposta pervenuta da parte del Presidente della Conferenza delle Regioni con, 9, con nota 9 gennaio ultimo scorso, il Ministero della Salute ha condiviso l'esigenza di istituire uno specifico gruppo di lavoro allo Stato in via di Costituzione, con lo specifico obiettivo di affrontare la questione della carenza del personale sanitario e il conseguente ricorso da parte delle aziende e del Servizio Sanitario Nazionale ad affidamenti esterni, con il coinvolgimento, oltre che delle Regioni, anche del Ministro dell'Economia e delle Finanze, del Ministro per la Pubblica Amministrazione e del Ministro. Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Grazie. Onorevole Albano, onorevole Di Laura, a questo punto lei ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatta per la risposta alla sua interpellanza o meno. Prego. Grazie, presidente. Eh, purtroppo, no, non possiamo ritenerci soddisfatti e non possiamo esserlo perché stiamo parlando di quello di più prezioso che possiede un essere umano che è la propria vita. Ecco. Immagini di accompagnare un suo familiare in un pronto soccorso, immagini di vederlo entrare con le sue gambe e poi immagini di vederlo uscire invece in una bara. Io non oso immaginare cosa stiano provando in questo momento i parenti di quelle vittime perché laddove i fatti fossero accertati è proprio di vittime che parliamo. Nell'ultima legge di bilancio non vi è stato alcuno sforzo per incrementare i fondi destinati alla sanità pubblica che dopo l'emergenza pandemica... Sembra che stia tornando ad essere la Cenerentola d'Italia. È un fatto paradossale se pensiamo che questa problematica riguarda ognuno di noi perché chiunque un giorno improvvisamente potrebbe aver bisogno di cure adeguate e tempestive. In molte regioni d'Italia, e io posso testimoniarlo perché provengo proprio da una di queste regioni, si ha quasi paura di andare in ospedale. Paura. Il luogo in cui si dovrebbe essere curati, in cui ci si dovrebbe sentire al sicuro, diventa invece fonte di ansia e incertezza e questo è assurdo. Le soluzioni ci sono, basta cercarle. Penso ad esempio agli incentivi da dare ai giovani specializzanti che decidono di scegliere la specializzazione di emergenza e urgenza, questo per contrastare il personale di cui abbiamo parlato, di cui si parlava poco, la carenza di personale di cui si parlava poco fa. Ma questo è solo uno dei tanti provvedimenti. Molti suggerimenti io penso che il Governo potrebbe darli ai numerosi presidenti di regione della propria parte politica, dal momento che sappiamo bene che a causa di una riforma scelerata la sanità per buona parte compete proprio agli organi regionali. Ecco, io invito davvero il Governo a riflettere su queste parole. Invito il governo a fare presto perché il diritto, della, il diritto alla salute è sacrosanto e va rispettato nonché garantito sempre. Grazie, onorevole Laura. Allora, passiamo... All'interpellanza urgente numero 247 presentata dai deputati Ferrari ed altri che ha ad oggetto elementi ed iniziative di competenza circa il trasferimento alla provincia autonoma di Trento delle somme stanziate per i sondaggi geognostici relativi alle sostanze inquinanti presenti nelle aree ferroviarie comprese tra i siti di interesse nazionale ex SLOI ed ex Carbochimica. Chiedo alla deputata Ferrari se intende illustrare la sua interpellanza o se si riservi di intervenire in sede di replica. Prego. Grazie Presidente, sì la illustro. Saluto lei, i colleghi e le colleghe presenti e la rappresentante del Governo. Um, L'interpellanza che sto per illustrare ha per oggetto una richiesta molto semplice. Si tratta di sapere dal Governo in che tempi e in che modo intenda impiegare 2 milioni di euro che nella legge di bilancio ultima sono stati assegnati ad indagini geognostiche di una parte di un sito inquinato di interesse nazionale nella città di Trento, all'interno del quale sono previsti a breve, perché finanziati su fondi PNRR, i lavori per un tratto della ferrovia ad alta capacità del corridoio scandinavo-mediterraneo. L'obiettivo di questa interpellanza è di segnalare l'urgenza dell'impiego di quella cifra stanziata perché queste verifiche sulla qualità e l'estensione dell'inquinamento si aggiungano in fase preliminare rispetto all'opera a quelle che sono in corso e perché possano essere gestite direttamente dalla provincia autonoma di Trento. La questione appare dunque semplice e chiara. Ma in realtà la vicenda in cui si iscrive è assai più problematica e sta coinvolgendo in maniera profonda la comunità trentina, che vedrà il proprio territorio attraversato da un tratto della linea di trasporto merci ad alta velocità e capacità, che fa parte del progetto ormai ventennale di collegamento dell'Europa nord con il bacino del Mediterraneo e che ha l'indubbio pregio di sostenibilità ambientale di voler spostare merci da gomma a rotaia. Per quanto riguarda Trento, salvo iniziali progetti che risalgono al 2003, con la decisione di passare dalla destra orografica del fiume Adige a quella sinistra e accordi successivi tra le amministrazioni locali e lo Stato e rete ferroviaria italiana incaricata di realizzare l'opera, eh, che si sono dialoghi e accordi che si sono succeduti negli anni senza divenire mai ad alcun progetto avanzato. Nell'anno 2020, in concomitanza con il finanziamento europeo declinato nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, compare all'improvviso un finanziamento statale di ben 960 milioni di euro, destinati alla realizzazione del cosiddetto bypass ferroviario della città di Trento. Quello che nella terminologia sembrerebbe un tracciato in grado appunto di bypassare la città, in realtà si snoda per 12 km in galleria sotto le montagne che circondano la città, ma poi sbuca all'aperto in piena zona nord della città insediata, andando a raddoppiare l'attuale ferrovia storica sotto la quale poi si infila in corrispondenza, ed è questo il problema, di un sito di interesse nazionale inquinato da piombo, fino a uscire dai confini urbani e di lì in poi. Nulla si sa perché le tratte di accesso nord e sud a questo lotto non sono state ancora progettate. Tale progetto urgente, come tutti quelli che riguardano le opere del PNR, è giunto un po' a sorpresa in un territorio che non lo stava attendendo perché né in termini pubblici né meno amministrativi il tema era esplorato e all'ordine del giorno, ma immaginato ancora di là da venire. Perciò ha sollevato subito un dibattito molto acceso, perché se è vero che si iscrive all'interno di un ragionamento complessivo di riqualificazione urbana. E in particolare della mobilità sostenibile, è evidentemente di grosso impatto e presenta alcune criticità che gli amministratori locali, sia comunali che provinciali, non hanno mancato di sottolineare, sostenuti da valutazioni tecniche che hanno trovato espressione in numerose raccomandazioni espresse al Ministero e al soggetto incaricato dei lavori rete ferroviaria italiana. Una delle questioni fondamentali che preoccupa chi vive in città è il fatto che un tratto di questo nuovo tracciato verrà realizzato sotto l'attuale sedime del. La ferrovia storica all'interno di un'area che è occupata da due siti inquinati di interesse nazionale ex Sloy ed ex Carbochimica. E qui la digressione storica è d'obbligo per capire quale sia la delicatezza della situazione che si va ad affrontare in queste aree, in particolare il Sinex Sloy è uno dei cinque siti inquinati al mondo da piombo tetraetile. Cito da un pezzo del giornalista Luigi Sardi. C'è nella memoria ormai remota un luogo di lavoro che è stato un calvario in quella che fu chiamata la fabbrica della morte. Tutto cominciò nel 1939, anno prebellico, quando a Roma il governo fascista decise di costruire nel luogo più vicino al Reich tedesco, cioè nel nord del paese, quindi nella città di Trento e accanto alla linea ferroviaria, uno stabilimento industriale che producesse il piombo tetraetile, cioè l'antidetonante della benzina. Era la zona nord della città, dove il vento del Garda garantiva la dispersione verso zone all'epoca poco abitate di fumi, che già si sapevano velenosi. Nel 1942 il Tribunale condannò la Sloi per la prima volta perché il 50% degli operai presentava malattie professionali non meglio indicate. Negli anni successivi sono morti moltissimi operai di quella fabbrica per malattia, per quello che oggi chiameremo infortunio sul lavoro. Molti di loro finirono in manicomio perché gli effetti che dava l'inquinamento da piombo tetraetile erano quelli simili all'alcolismo e molti di loro vennero trattati come folli e curati con l'elettroshock. Il 14 luglio del 78, per un incendio scoppiato all'interno della fabbrica, quella giornata rischiò di passare alla storia come quella che poteva segnare l'annientamento dell'intera popolazione della città, che si salvò grazie all'intuizione dell'allora comandante dei vigili del fuoco e caro amico ingegnere Nicola Salvati, che, sapendo come il piombo tetraettile volatile reagisca in modo esplosivo a contatto con l'acqua, scelse di usare il cemento per spegnere il fuoco. Da allora quel sito è rimasto intoccato e la fabbrica abbandonata periodicamente si presta a rifugio dei più disperati che non sanno nemmeno dove sono andati a trovarsi un riparo. Per 45 anni la zona, che è di proprietà privata, è rimasta off-limits. Quel terreno confina con quello di un'altra fabbrica che a sua volta risulta sito di interesse nazionale, che si considera però avere un inquinamento meno pericoloso. Ora le due aree sono attraversate dai binari della ferrovia storica. In tutti questi anni si è molto discusso, ma nessuno sa come fare esattamente la bonifica di quei terreni e nemmeno quanto potrebbe costare. La situazione ambientale è rimasta però stabile, perché la presenza di uno strato di argilla nella parte profonda del terreno ha costituito una barriera naturale a rischio che quegli inquinanti percolassero nella falda sottostante. La preoccupazione diffusa riguarda, però, oggi, il dubbio di che cosa possa accadere se sotto i binari della ferrovia storica, che è appunto preesistente alle due industrie e corre su confine tra i due siti, si va a scavare per costruire i binari dell'alta capacità, e veniamo dunque all'oggetto di questa interpellanza. La norma approvata con la finanziaria mira a compensare le carenze documentali e le lacune dell'analisi ambientali che l'Agenzia Provinciale per la protezione dell'ambiente ha rilevato nel progetto di fattibilità tecnico-economica dell'opera presentata da RFI, in particolare per quanto riguarda la possibilità di intervenire sulle aree adiacenti alla linea ferroviaria. La miglior conoscenza della tipologia dell'inquinamento del sito di interesse nazionale, della sua estensione e della sua profondità risulta dunque opportuna per garantire preliminarmente i più adeguati interventi di tutela della popolazione sia in occasione dello scavo previsto in ambiente confinato sia nelle fasi successive. È urgente dunque che la campagna di indagine possa partire al più presto possibile, come atto appunto preliminare all'inizio dei lavori per la costruzione della nuova circonvallazione ferroviaria di Trento, lavori previsti già in partenza nella primavera prossima. Al momento a fianco delle aree ferroviarie si trova a occidente eh, il Sinex Loi e a oriente la Fossa Lavisotto, eh, in questo momento è in corso il progetto di bonifica delle rogge di proprietà pubblica che sono state inquinate negli anni dagli scarichi delle due aziende. La richiesta che noi oggi facciamo al Governo è quale sia lo stato di attuazione e relativo cronoprogramma di quest'ultimo stanziamento previsto appunto dalla legge finanziaria, se ritenga, alla luce di quanto segnalato in premessa, adottare iniziative di competenza. Per assegnare con effetto immediato lo stanziamento previsto dal comma 694 della legge 29 dicembre 22 numero 197 alla provincia autonoma di Trento, al fine di dare esecuzione alla campagna di sondaggi geognostici previsti preliminarmente all'avvio dei lavori per la realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento. Grazie. Onorevole Ferrari, la sottosegretaria di Stato Lucia Albano ha facoltà di rispondere. Grazie Presidente. Colleghi, con riferimento alle questioni poste circa l'utilizzo dello stanziamento previsto dal comma eh, 694 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2023 si rappresenta quanto segue. Come ricordato, eh, con, questo, con questo articolo, questo comma, si autorizza la spesa di un milione di euro per gli anni 2023 e 2024 per l'esecuzione di interventi di bonifica nell'area nord, nella città di Trento. In particolare il finanziamento in questione è destinato alla progettazione e esecuzione della campagna di sondaggi, sondaggi geognostici volta ad individuare con precisione l'estensione e la profondità delle sostanze inquinanti presenti nelle aree ferroviarie come ben illustrato, comprese dai siti di interesse nazionale SIN, ex Sloy ed ex Carbochimica ed interessate dalla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento, inquinate da piombo, piombo, tetraetile e altri inquinanti. Nello specifico la provincia di Trento precisa che per quanto riguarda il sito SIN, l'Agenzia per la depurazione della provincia autonoma di Trento oggi un Milan, un, in bilancio risorse per 12 milioni di euro per la bonifica delle rogge fino a via Fontanelli Fontana, Fratelli Fontana, somme di derivazione statale per il SIN a suo tempo individuato. Le restanti somme per un totale di oltre 32 milioni di euro sono appostate sul su bilancio dell'ADEP. La provincia rappresenta altresì che il bypass ferroviario, che non interessa formalmente il sito SIN, ma si snoda su aree limitrofe, è opera stradale, come da decreto legge 77/21, a carico di Rete Ferroviaria Italia, a valere sui fondi PNRR per l'importo di 1.200.000 euro. Infine l'ente territoriale evidenzia l'esistenza dell'Osservatorio Ambientale e per la sicurezza del lavoro per i lavori afferenti alla circonvallazione ferroviaria di Trento costituito attraverso protocollo d'intesa tra Comune di Trento, Provincia Autonoma di Trento e RFI, che ha un ruolo di supervisione non gerarchica su profili ambientali e di sicurezza dell'opera infrastrutturale in questione. In particolare si pone come organo a garanzia della completa osservanza delle prescrizioni di ordine ambientale e del corretto svolgimento dei lavori per quanto concerne le ripercussioni in ambito ambientale, di igiene e della sicurezza del lavoro. Nell'ambito dell'osservatorio si rappresenta che è stato previsto un apposito fondo per, im per implementazione delle analisi ambientali a cura di RFI e relative controanalisi a cura della provincia autonoma di Trento, anche tramite l'Agenzia pro la provinciale per la protezione dell'ambiente relative al contesto ferroviario allargato, comprensivo del sedime occupato dal bypass ferroviario, ma anche del sito sinno connesso. Per quanto concerne lo stato di attuazione della misura, nell'evidenziare come la somma stanziata è stata allocata da pochi giorni nel pertinente capitolo di bilancio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al fine di operare la programmazione delle risorse si rappresenta che sono in corso di predisposizione gli atti necessari affinché la gestione delle, delle stesse sia attribuita al, al pertinente centro di responsabilità e successivamente al rispettivo centro di costo. Per quanto di competenza, verrà pertanto valutata dalle strutture competenti e destinatarie della somma in argomento la modalità più opportuna per l'assegnazione delle risorse stanziate con la legge di bilancio al fine di attuare i sondaggi geognostici previsti, attesa anche l'ipotesi proposta dagli interroganti e l'eventuale disponibilità e capacità propositiva da parte degli enti territoriali interessati. Grazie, Onorevole Albano. La Deputata Ferrari ha facoltà di dichiarare. Se sia soddisfatta per la risposta alla sua interpellanza, prego. Sì, sì. Um, sì grazie, eh, sottosegretaria. Um, non ho mai messo in dubbio eh, il senso di un'opera che ha uh, una valenza europea condivisa anche dal nostro Paese e dalle amministrazioni locali della Regione Trentino-Alto Adige, molti anni or sono. La preoccupazione, come si è compreso, riguarda il come questa ferrovia ad alta capacità e velocità attraverserà il nostro territorio e con quale impatto per l'ambiente e i cittadini in particolare se il progetto di tracciato dell'opera intercetta, come abbiamo detto, un sito inquinato di interesse nazionale, che è un unicum nel nostro Paese. Eh, la sua risposta eh, mi eh, rassicura parzialmente eh, non ho sentito, ma forse mi è sfuggito, eh, una rassicurazione sulla certezza dei tempi. Eh, e mh, che, sia colta, che sia stata veramente colta la necessità dell'urgenza di implementare questi carotaggi, queste, queste analisi eh, geognostiche in questo territorio. Eh, mi conforta sentire che eh, verranno assegnati eh, a, a, al centro di responsabilità, al centro di costo. Eh, che immagino, come lei ha detto, saranno RFI in primis, ma la provincia come valutatore secondo. Ehm, certamente, ehm, quello che, che deve essere garantito eh, nei, nei prossimi mesi, ma, ma in quelli imminenti proprio, è che eh, tutto questo venga fatto preliminarmente alla partenza dei lavori. Eh, questo soltanto può dare quella serenità che oggi è necessaria eh, non solo alle amministrazioni locali ma alla popolazione, perché si vedrà eh, intorno partire eh, un'opera eh, faraonica. Eh, al momento è l'opera più grossa finanziata dal PNRR eh, di tipo ferroviario e deve poter essere avviata dentro una situazione eh, pubblica di grande serenità e io spero che su questo il Governo possa appoggiare la provincia autonoma di Trento nei prossimi passaggi. Grazie. Grazie Onorevole Ferrari è così esaurito lo svolgimento delle interpellanze urgenti all'ordine del giorno. Avverto che nell'allegato A, al resoconto stenografico della seduta odierna, sarà pubblicata l'organizzazione dei tempi per la discussione generale della proposta di legge recante istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere, nonché per l'esame della proposta di legge recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di lunedì 23 gennaio 2023, ore 10 discussione generale del decreto legge recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali e di equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina. discussione generale della proposta di legge recante istituzione di una commissione parlamentare d'inchiesta di sul femminicidio nonché su ogni forma di violenza di genere. Discussione generale della proposta di legge recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. Discussione generale della proposta di legge di ratifica del protocollo aggiuntivo alla convenzione contro il doping. Con l'auspicio di un sereno fine settimana, la seduta è tolta.